Ciao! Perché sera? Sto volando di giorno. Dai Ale! Si accorse di essere vicino a morire, chiamò la figliola al proprio capezzale e le disse: "Bimba mia, sii sempre docile e buona, così il buon Dio ti starà sempre accanto ed io pure ti proteggerò dal cielo e non ti lascerò sempre." Detto ciò,
chiusi gli occhi e morì. La fanciulla si recava ogni giorno alla tomba della mamma a piangere e sempre si comportava con gentilezza e bontà. Giunse l'inverno e la neve ricoprì la lapide col suo bianco velo. Quando in primavera la tomba rimersa al sole da sotto la coltre di neve, il ricco signore si risposò. Bianche e belle d'aspetto, ma crudeli e nere nell'animo. E così vennero tempi tristi per la povera figliastra. Questa sciocca deve sedersi accanto a noi in salotto. Chi vuol mangiare pane se lo deve guadagnare. Vattene in cucina con la serva. Si strapparono i bei vestiti e la costrinsero ad indossare un camicione vecchio e scolorito e le diedero zoccoli di legno. Guardate l'orgogliosa principessa come l'abbiamo ripulita. La schernì. Ridendola e stringendola in cucina. E in cucina viveva ormai sempre la fanciulla, costretta a lavorare duramente da mattina a sera, alzarsi presto, portare l'acqua, accendere il fuoco, cucinare e lavare. E per giunta le sorellastre le facevano ogni sorta di insensato e ignobile dispetto. La beffavano. Rovisciavano piselli e lenticchie nella cenere, costringendola a sedersi presso il camino e raccogliere i legumi in mezzo alla polvere ad uno ad uno. Di sera, quando ella aveva faticosamente lavorato, non aveva un letto, ma doveva sdraiarsi presso il fuoco, in mezzo alla cenere del camino. Il suo aspetto era così polveroso e grigio che la chiamarono Cenerentola! Volesse recarsi alla figlia e chiese dunque alle sorellastre che cosa volessero in dono. Io ho oro e pietre preziose, i bei vestiti. E tu, Cenerentola, che cosa vorresti? Padre, portami, ti prego, la prima gemma che sulla via di casa ti sfiori il capello. Io ando a grande mercato e comprerò vestiti, perle preziose per le due sorellastre. Poi, sulla via del ritorno, mentre cavalcavo in un bosco rifiorente, un germoglio di nocciolo lo colpì, facendogli volare il cappello. Il padre raccolse la gemma e la portò con sé. Giunto a casa, vide alle sorellastre il dono richiesto e a Cenerentola il germoglio del bosco. Fanciulla lo ringraziò e si recò presso la tomba della madre, dove interrò la gemma piangendo così a lungo che le lacrime caddero sul germoglio e lo annaffiarono. Il virgulto crebbe e divenne un albero magnifico. Cenerentola si recava ogni giorno, per tre volte laggiù, presso l'albero, lì piangeva e pregava, e sempre compariva un uccellino candido che si posava sull'albero e che quando lei esprimeva un desiderio le gettava senza indugio quello che lei aveva chiesto. Avvenne che il re annunciò una festa
Basta! Rallegrarono e chiamarono Cenerentola. Presto, pettinami i capelli, spazzola le scarpe, allacciati le cinture, svelta, dobbiamo andare al matrimonio, al castello del principe. Noi Cenerentola lo diede e pianse, perché sarebbe andata volentieri anche lei al ballo e pregò la matrigna. Ma tu, Cenerentola, sei così misera, così sporca, non hai vestiti, non sai danzare, non puoi venire al matrimonio, ci faresti vergognare. Ho gettato nel camino una scodella di lenticchie. Se le raccoglierai tutte in 2 ore, allora potrai venire. Cenerentola uscì dalla porta posteriore, che dava sul giardino e chiamò. Buone
due colombelle si posarono di nuovo sulla finestrella in cucina e poi vennero le tortore e infine tutti gli altri uccelli del cielo che frullando l'aria si avvicinarono alla cenere. Ancora le tortore alzarono il capo e unta nel camino. Infatti, ella era balzata rapida giù dalla colombaia, dalla parte posteriore, ed era corsa fino al nocciolo. Qui si era spogliata dell'abito da festa, posandolo sulla tomba. Poi l'uccello l'aveva ripreso, mentre lei con il suo camicione grigio si sedeva di nuovo nel camino. Il giorno seguente, al principiar della festa, quando ormai Matrini e Fratellastri erano uscite, Cenerentola tornò sotto il nocciolo. Fammi a sentire, d'oro ed argento mi devi coprire. Allora l'uccello fece cadere a terra un vestito ancora più superbo di quello del giorno prima. Quando ella apparve al ballo così vestita, tutti ammirarono la sua bellezza. Il principe l'aveva aspettata, le prese la mano e danzò solamente con lei. E quando altri venivano ad invitarla, egli rispondeva: la mia ballerina. Giunta la sera, Cenerentola voleva andare e il principe la seguì perché voleva vedere dove andasse. Ma ella gli sfuggì via e scappò nel giardino dietro alla casa. Lì vi era un maestoso albero, ricolmo di pere squisite, ed ella si arrampicò tra i rami agilmente come uno scoiattolo e il principe non capì dove fosse andata. Attese che il padre tornasse e gli disse: proprio di classia la mia fiera, ce ne vai tu là? Allora il padre fece portare un'ascia per abbattere l'albero, ma non trovò nessuno. Quando giunsero in cucina, Cenerentola giaceva tra la cenere come il giorno prima. Anche questa volta, infatti, era saltata giù dall'altra parte dell'albero ed era rientrata in casa prima di tutti gli altri. Il terzo giorno, quando i genitori e le sorelle erano già partiti, la giovinetta si recò di nuovo alla tomba di sua madre.
Scrollati, pianta, stammi a sentire. D'oro e d'argento mi devi coprire. Stavolta l'uccello le lanciò un vestito che era così incantevole e cangiante come nessuno mai. E le scarpine erano tutte d'oro. Quando venne al matrimonio così vestita, lasciò tutti in preda ad un attonito silenzio. Il principe danzò con lei soltanto e se qualcuno la invitava, egli rispondeva: è la mia ballerina. Sera, Cenerentola voleva andare via e il principe voleva invece accompagnarla, ma ella sfuggì così rapidamente che gli perse le sue tracce. Tuttavia il principe aveva usato l'astuzia, aveva fatto spalmare le scale di pece e così nel fiume la scarpina sinistra della fanciulla gli rimase incollata. Il principe la raccolse con la scarpina così piccola e fragile. Se ne rallegrarono immediatamente. La più grande portò la scarpina in camera e volle provarla dinanzi alla madre. Ma il pollice non entrava e la scarpa era troppo piccola. La madre... Tagliati il pollice! Da regina non avrai bisogno di camminare! Fanciulla si tagliò il pollice, calzò la scarpa, represse il dolore e uscì dal principe. Egli la prese come sua sposa sul cavallo e cavalcò lontano. Ma dovevano passare sulla via della tomba, dove erano posate due colombe sul nocciolo che tubava. Il sangue che scorreva. Voltò il cavallo, riportò la falsa sposa a casa e disse che non era quella giusta e che la sorella doveva calzare la scarpa. Ella portò la scarpa in camera e questa volta infilò senza sforzo il pollice. Ma il calcagno era troppo grosso e la madre le porse il coltello. Tagliati il calcagno! Da regina non avrai bisogno di camminare! Tagliò un pezzo di calcagno, calzò la scarpa, represse il dolore e raggiunse il principe. Allora egli la fece salire sul suo cavallo come propria sposa e spronò l'animale. Ma quando giunsero dinanzi al nocciolo, le due colombe posate sui rami chiamarono. Osserva ed indaga che c'è nella scarpa. Puoi riconoscere la donna che usurpa. Lo dice la scarpa intrisa di sangue, che il vero dal falso solerte distingue. Osserva ed indaga che c'è nella scarpa. Puoi riconoscere la donna che usurpa. Lo dice la scarpa intrisa di sangue, che il vero dal falso solerte. Egli guardò i piedi della seconda sorella e vide il sangue fluire dalla scarpa e impregnare di rosso le calze bianche. Voltò il cavallo e riportò a casa la falsa sposa. Non è quella giusta! Avete un'altra figlia? No! C'è solo una serva, una povera miserella. È impossibile che sia lei! È misera, è sporca, non è degna di essere portata alla vostra presenza!
ma egli volle senz'altro vederla ed ella fu mandata a chiamare. La giovinetta si lavò le mani ed il viso e poi entrò e si voltò verso il principe che le porgeva la scarpina. Poi si sedette sullo sgabello, si tolse il pesante zoccolo di legno e infilò il piedino nella scarpina. Pensava a pennare. E quando ella alzò lo sguardo verso il principe, egli riconobbe la fanciulla con cui aveva danzato. Ecco la vera sposa. La matrigna e le due sorellastre inorridirono e diventarono pallide per il furore. Il principe aveva già caricato Cenerentola sul cavallo ed era corso via. Al nocciolo questa volta cantarono le due bianche colombe. Esulta, signore. Esulta, signore. Che infine hai trovato. Che infine hai trovato. La dama segreta. La dama segreta. Che hai subito che amato. Subito amato. Lo dice la scarpa. Lo dice la scarpa. Con cui la cercasti. Con cui la cercasti. La scarpa non mette. La scarpa non mette. E questo, ti basti. Sulle spalle di Cenerentola, una a destra e l'altra a sinistra, e gli rimasero. Quando stavano per essere celebrate le nozze con il principe, arrivarono le false sorellastre. Esse volevano ingraziarsi Cenerentola e partecipare alla sua fortuna. All'entrata della chiesa, la maggiore si trovò a destra di Cenerentola e la minore a sinistra. Allora, le colombe cavarono un occhio a ciascuno. Poi, all'uscita, la maggiore era a sinistra e la minore a destra, e le colombe cavarono a ciascuna l'altro occhio. Così esse furono punite con la cecità per essere state false e malvagie. E così finisce questa storia. Grazie al gentile pubblico per averci ascoltato e grazie a questi musicisti per aver suonato. Thank you.